Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Siamo su una nuovissima serie, nonché titolo, Call of the Sea, un inquietante gioco d'avventura ambientato nel sud del Pacifico negli anni 30. Noi andremo ad interpretare questa signorina di nome Nora, che andrà alla ricerca della spedizione scomparsa di suo marito, appunto nonché alla ricerca di suo marito, e il tutto si svolgerà all'interno di un'isola lussureggiante paradisiaca. Nel mentre che cercheremo di scoprire, di investigare su ciò che è accaduto appunto alla spedizione del marito, dovremo anche indagare su una certa civiltà perduta che appunto viveva nell'isola. Del titolo, ragazzi, ho visto qualche immagine su Steam, nonché il trailer, e devo dire che il suo design molto cartunesco ma incuriosito parecchio, anche perché ho notato dei paesaggi davvero fantastici, dei colori molto suggestivi, quindi ho delle buone sensazioni per quanto riguarda Call of the Sea. Direi, ragazzi, che non c'è nient'altro da dire se non che buttarci appunto in una nuova partita. Lingua del testo italiano, naturalmente, ragazzi, purtroppo abbiamo solo una traduzione scritta, sottotitoli sì. Inizia una nuova partita. Ok, il gioco, ragazzi, è fresco, è uscito appena ieri, quindi l'8 di dicembre, e questo, ragazzi, è il primissimo gameplay. Diamogli un'occhiata insieme. No. Those voices. Ok, prologo. Un cimelio di famiglia. Possiamo già partire? Ok. Siamo sott'acqua, raga. Ma tipo un sogno questo? Vedete, è molto particolare come design. Where am I? Ce lo chiediamo anche noi. Abbiamo appena iniziato, ma sicuramente è un sogno. È stato sviluppato, ragazzi, giusto per darvi anche qualche informazione, con il motore grafico Unreal Engine 4. Quindi direi che... Ah sì, Nora, ci sei già stata, eh? Dicevo, quindi c'è da aspettarsi, come possiamo già vedere dall'inizio, una grafica parecchio interessante. I've been here my entire life. I'm trapped in here. Sono stata qui per tutta la vita. Ok. These stairs. I'm climbing these stairs again. Deve essere un sogno, un incubo ricorrente. I need to get out. The voices are calling me. Ok, usciamo. Qua ci sono delle cornici. Basta cornici, raga. Con Visage ho avuto il mio bel da fare con le cornici. My old music box. It's broken. My old music box. I have to get it. I have to. Non ci abbiamo fatto. Eccoci. Those horrible dreams again. I've had them repeatedly ever since my mother died and left me that music box in her will. Harry always said that old family heirloom had something to do with my family's strange disease. If the doctors won't give us an answer about your illness, I'll search for one myself, you said. And in that search, it seems you lost yourself. I don't think I'd ever... Pardon me, madam, but the island is in sight. We'll be lowering the boat in just a minute. Oh, thank you so much, Captain Hodgson. I'll be right out. Momento. All right. Okay. Time to gather my things. Ok, dobbiamo recuperare tutta la nostra roba. Quindi già dai primi minuti di gioco ci sono state fornite delle informazioni. La nostra famiglia soffre di una malattia, il tutto è collegato con quella specie di cimelio di famiglia. Il nostro marito è partito per trovare una cura ed è sparito, quindi dobbiamo ritrovarlo. Ok. Ok. D'accordo, quindi usavamo anche un bastone per camminare. Diamo un'occhiata. Definitely going to miss this bed. Falling asleep to the ship's rocking was delightful. D'accordo. Allora, vediamo un attimo. Questo cos'è? I always dreamed of traveling. It was not the same without you, Harry. Un momento. Possiamo ispezionare il tutto e anche zoomare. Probabilmente questa cosa qua ci servirà per
qualche oggetto da analizzare più a fondo. Vedo che c'è con l'app, possiamo ascoltare nuovamente. Ok. Quello che dice la nostra protagonista. Nel caso in cui non riuscissimo, è molto utile, nel caso in cui appunto non riuscissimo a leggere per bene tutto quanto, possiamo... possiamo rileggere i sottotitoli. Questa qua. Beh, effettivamente, zia, non è che questa robina qua è appropriato come abbigliamento. Oh my, I have the worst memory. I forgot the combination again. Thank goodness I always bring my journal with me to write things down. Ok, quindi nel nostro diario ci ha notato il codice, però diamo un'occhiata prima a tutto, raga. No, via la musica. I love this song. E io invece no, sorella. I received a mysterious package at my house. I stored all its contents in my locked suitcase. Ok, Nora Everhart. Papette Tahiti, un collo 19.34, consegnato, va bene. Vediamo un attimino. Non c'è niente dietro. Ok, i guanti. I'd better cover up my hands before I leave the cabin. I wouldn't want anyone thinking I'm a circus freak. Addirittura. Eh no, così no. C'è qualche macchia nelle mani, ma niente di più. Il diario, qua sicuramente c'è la notazione, il codice. Ah, the amazing adventures of Nora Everhart, art teacher. Ok, dobbiamo aprire il diario con la Y. Ottimo, cose da ricordare in questo viaggio straordinario. Nora ricorda questo numero, 506. Ok, dovrebbe essere il codice probabilmente della cassa. E con LBRB possiamo cambiare sezione e con le freccette cambiare la pagina. Ma qua non possiamo cambiare nessuna pagina, di qua andiamo sul registro. Porca vacca se c'è da leggere, raga. Direi di leggere giusto l'ultima, che è il nostro viaggio parte proprio da qua. Poi, se no, raga, passiamo questo gameplay solo a leggere. Il restante lo recuperiamo in seguito. Allora, 1 novembre 1934, sono finalmente arrivata a Tahiti. Trovare informazioni sulla spedizione di Harry si sta rivelando molto difficile. Credo di aver vagato e chiesto per tutta Papette, ma nessuno sembra saperne nulla. Riguardo a quel luogo... A 74 miglia a est di Tahiti qualcuno mi ha parlato di un'isola, ma senza aggiungere altro. È come se credessero che quel posto è maledetto. Ho incaricato un marinaio inglese, il capitano Hodgson. Conosceva alcuni uomini della Lady Shannon, una baleniera che pare abbia portato una spedizione americana su un'isola a est di Tahiti. Hodgson dice che sono passati mesi dall'ultima volta che ha visto la Lady Shannon e il suo equipaggio. Come ogni marinaio, il capitano è superstizioso. Mi credete un pazzo? Non rischierò le vite dei miei uomini per raggiungere quell'isola maledetta, ha detto. 4 novembre 1934. Dopo averlo implorato per 3 giorni, ho convinto il capitano Hodgson a portarmi nei pressi dell'isola. Non voglio i vostri soldi, signora Everhart. Sarà sufficiente che poi mi lasciate in pace. Penso abbia un cuore d'oro sotto la faccia da vecchio marinaio burbero. Ok, raga. Allora, abbiamo il codice, però visto che anche qua nel calendario c'è qualcosa. Malvée du Mer du Sud. Marvels of the Southern Seas, I think. Va bene, inseriamo il codice, raga. Vediamo un attimo di recuperare quello che c'è nella cassa. Allora, abbiamo detto. Perché non mi fa. Ok, con la levetta di destra. 506, se non ricordo male. 506. Ok. All right, now it's open. Abbiamo un po' di robina. Partiamo da questa foto. Ah, non è una foto. Okay. D'accordo, il disegno dell'isola. Anche qua non possiamo analizzare più di tanto. Questo? È un coltello che ci è stato recapitato insieme al pacco. Va bene. Harry Everhart. My husband, my partner, and my dear old pal. Allora, qua dice trovalo. Alcuni elementi nascondono delle informazioni, ruotali per scoprirle. Vediamo. A brass key with the letters CW engraved on it. And some enigmatic instructions. D'accordo, prendiamo tutto. Per forza. Va bene, direi che secondo me siamo pronti per uscire, visto che stanno. We're all set, madam. Sì, sì, arriviamo. Ok, Nora. From here on out, you're on your own. Perfetto.
Ma io il carrion però non l'ho recuperato. Vabbè, probabilmente non era da recuperare. Ok, diamo un'occhiata anche subito, naturalmente, al paesaggio. Lower the motorboat. Be careful with Mrs. Everhart's equipment, lads. Ecco qua, la lancia in mare. We'll be back to pick you up in three days. I really hope you find your husband there, madam. I hope it too. I'll see you in three days then. But please be careful on that island. You know what the legends say about it? I'll take care. Thank you, Captain Hudson. Vabbè, a dir la verità, delle leggende non è che abbiamo letto molto. Ok, allora, capitolo 1, 74 miglia est di Otaheite. Well, here I am, in the middle of the ocean after traveling across half the world. Just miles away from where my husband is supposed to be. Non male, ragazzi, a me piace molto. You left a year ago to search for a cure for my affliction. Your letters kept me close to you, but suddenly they stopped coming. What happened, Opal? What did you find? Qualcosa che l'ha messo nei guai. Whatever it was, it led you to hire a crew and set sail from San Francisco to Tahiti. And from there, to this place. An island in the middle of the Pacific that the locals refuse to even name. Un'isola maledetta. Dicevo, raga, mi piace molto stile cartunesco. So familiar. As impossible as that may sound. Is this the island I dreamed about? Cazzarola, c'è anche il disegno della chiave. Direi che l'isola è quella giusta, ragazzi, che dite? Ok, Call of the Sea. Secondo me, raga, è un'avventura parecchio caruccia questa qua da affrontare insieme. È un po' più rilassante, naturalmente, rispetto a Visage, ma ogni tanto le coronarie del cuore, ragazzi, vanno fatte riposare, perché sono soccazzi. Qua ci vuole un titolo un po' più rilassante. Perché non ci volevano nessuno, zia. Comunque mi sa che devo abbassare un peletto gli effetti sonori rispetto alla voce. Ok, sbarchiamo. Allora, tenda lì così, ragazzi, mi fa pensare che appunto siamo nel posto giusto. Vabbè, questo è ovvio, però la spedizione deve essere arrivata, deve aver creato un campo base qua. Ok, Harry, let's see if I can find any trace of you around here. Ok, tanto. I know it's just resonance, but I do love listening to the sea in them. Ma sì, ascoltare il mare, ma se io tipo faccio ascolta dovrebbe ripartire il sottotitolo. Ok. Non ascoltavamo il mare, non posso correre? No, per il momento sembra che possa andare al massimo a questa velocità. Ok. Niente di utile. Mi sa che ha aumentato un peletto il passo. No. Forse un peletto, raga. Dobbiamo esplorare tutto. Ma non possiamo prenderlo? No. Ok, quindi però appunto pensavo fosse un problema del gioco, ma invece è proprio così, non c'è traduzione. It must be a warning about the dangers of the island. Eh sì. Allora, possiamo andare di qua, ragazzi, e buttarci in questa che sembra essere una caverna, però un attimo. Diamo un'occhiata all'esterno prima. Strada principale secondo me sta qua. Però vedo che c'è una barricata da questo lato. Però l'andamento così, cazzo, no. Puttana. Uglio cuore. Dall'altro lato sembra sia aperto. Probabilmente dobbiamo aggirare il tutto. Momento, ragazzi. Io faccio un attimo una pausa perché voglio vedere se ci sono i comandi. Ok, ho dato un'occhiata. Per correre bisogna premere RT, ma per il momento non funziona.
Devo andare un po' più avanti prima di sbloccare la corsa. Ti cazzi. I feel quite good. I dare say I might even walk a little faster than usual. Meno male, perché sennò eravamo nella merda qua, Nora. 100 metri per ogni episodio, tanta roba. Questo? Those markings seem to represent the sea. I'll make a note of them in my journal. It might come in handy. Ok. Abbiamo copiato il tutto sul diario. Poi dopo ci andiamo a dare un'occhiata. Però vorrei esplorare il più possibile questa zona qua, ragazzi. Quantomeno in questo primissimo episodio. Allora, la vedo un po' come un labirinto questa quest'isola, ragazzi. Possiamo far qualcosa? No. Ok, sono quel tipo delle specie di totem, però a differenza dei totem, credo, raccontano una certa storia, magari dell'isola. Credenze popolari. Ricordiamoci che qua è vissuta una popolazione misteriosa che è appunto scomparsa. Un altare. Ok, di qua invece cosa abbiamo? Interpretare sta roba qua, un bel bordello. Niente di utile. Possiamo interagire con questa robina qui solo con questo. Un classico amo da pesca fabbricato dagli indigeni. Ok, allora ragazzi, siamo arrivati da là. Qua abbiamo visto, di là non c'è una mazza, quindi andiamo avanti. But clearly somebody wants to keep outsiders off this island. Vabbè, giustamente. What a lovely flower offering. Ok. Non possiamo raccoglierlo, no. Va bene. Per il momento la strada è abbastanza lineare. Allora. Sono sempre di queste specie di totem, ora non lo dire niente. The Polynesians don't need doors. So why build such a big one? Per tenere fuori gli indesiderati. Well, that did something. Sì, però è partito un peso. Forse dobbiamo attivare anche questa, no, è bloccata. Something's missing here. Manca qualcosa. Ok, infatti qua cosa c'è sopra? Tipo una pietra. Ok. Nora. Perché Nora? Qualcuno. What? Someone carved my name in the back of this Unu. Ok, devo ricordarmi Unu o Inu. Non totem. Probabilmente la pietra per aprire il tutto è qua. Un momento. A carving tool. Va bene, non possiamo prenderlo. Lanterna, niente. CW. Ok. Those are the initials on the brass key. È la chiave che ci è stata spedita insieme al pacco misterioso. It opens it. So whoever sent me this key was here. Allora. Perfetto, ci sta spiegando più o meno dove si trova il pezzo mancante per far funzionare il tutto. Gli ridò un attimo un'occhiata, quindi la pietra coi fiori. Era dove c'era l'offerta floreale, ragazzi, qua a sinistra. Qua in mezzo, a terra. Eccola lì. Possibile? Sì. Well, look what's hidden here. Prendi, vai. Si va avanti, ragazzi. Se gli enigmi sono tutti... sono fatti così, raga, mi rilascio veramente a bestia. Ma non credo. Ok, porta aperta. Si va avanti. Vediamo cosa ci aspetta in quest'isola misteriosa. This may be the first time I trespass a private property.
My childhood in Newburyport wasn't exactly the most thrilling thing. Tanto sento parecchio, tipo cascate, roba così, fiumiciattolo magari all'interno dell'isola. Questa non è roba assolutamente degli indigeni del luogo. Qua è passata la civiltà, raga, e ha lasciato del pattume in giro in maniera vergognosa. Is that Harry? Harry, you were here. Direi di sì. You were here and I found you, damn it. Where are you now? Where is everybody? Where did you and all your crew go? È quello che dobbiamo scoprire, sorella. Allora, nave. Lady Shannon? That name sounds familiar. I'd better check my journal. Nave Lady Shannon, carico 6 persone, strumentazione fragile, varie casse di equipaggiamento, armi ed esplosivi. Provviste per 3 settimane. Ok, c'è qualcos'altro dietro? Vabbè, porto di papetteri. Va bene. Ma allora, raga, che strada prendiamo? Vediamo prima qua a sinistra, va? Ah, però. C'è qualcosa qua che dobbiamo sicuramente azionare. Questa è una leva. No, iniziamo con gli enigmi. Interagisci. Però abbiamo visto dei totem con quei. Dei totem degli Inu in queste immagini qua, possibile? No, per il momento qua non ci possiamo fare una mazza, raga. È inutile che sto a interagire con cose che non. Però un attimo, la nostra Nora ha notato qualcosa nel diario, quindi. Allora. Manca la copertura, ok, questo abbiamo risolto. Questo è quello che abbiamo visto dalla caverna. C'entrerà qualcosa? Vediamo un attimo. No, non mi pare ci siano simboli identici o utili, vabbè. Nel registro, quantomeno, andiamo avanti. Been years since I took such a long walk. This fresh air is doing me wonders. Magari la cura è proprio l'isola. L'aria fresca. Qua dove cavolo andiamo? Torniamo indietro. The air is denser here in this mangrove swamp. Ok. Tutte piccole informazioni che secondo me ci torneranno utili. Qua l'aria è più pesante. E io sto iniziando, se giro così, a perdermi in maniera, non dico pesante, però. Allora, io posso andare in acqua? No, non possiamo andare in acqua, va bene. Di qua invece? Rays of sunlight shining through. Another symbol. Ok. L'abbiamo annotato, vediamo un attimo. Sì, sì, qualcosa probabilmente c'entra comunque con quel congegno là. Ok. Vabbè, la strada è abbastanza semplice. Now that I've crossed half the world, I wouldn't mind crossing the other half. But I have to do it with you, old pal. Lo ritroveremo, abbi fede. Questo cos'è? This sort of pond is a Polynesian fishing technique. There's another symbol inside it. Ok, ha un altro simbolo. Allora, sole, pesce e acqua. Qua posso recuperare qualcosa? Pensa di no, raga. Allora, possiamo andare lì a sinistra o ritornare da questa parte qua, non so se ritorniamo indietro da qua, raga. Oh my, this is so beautiful. What were these birds called? Lorikeets. Cole's lorikeets.
Ok, comunque bello, eh? I colori sono veramente parecchio suggestivi, mi piace. Poi ci deve essere qualche altro enigma da svelare, anche perché. Momento. There are lorikeet feathers scattered around this union. I'll draw the symbol in my journal. Brava, brava, perché così riusciamo magari ad aprire o a far funzionare quel congegno in mare. Questo che è un po' isolato rispetto agli altri? Niente. Un'altra porta. È tutto chiuso comunque. Un attimo, raga, devo vedere il più possibile per capirci qualcosa anche comunque, perché la grafica cartonesca è bella, però ti confonde parecchio anche. Ok, abbiamo aperto un passaggio rapido, ottimo. Un momento. Ci sono una marea di questi altari qua, ragazzi. Va bene. Allora, di qua mi sa che si conclude il tutto. Allora, torniamo indietro, raga. E posso salire quassù? Sì. Per il nulla più totale. No, un attimo. This looks like cargo from an earlier voyage, long before Harry's expedition. Ho anche sbloccato un trofeo. Va bene. Torno indietro, ragazzi. C'era un'altra strada, se non sbaglio, che potevamo percorrere. Ora me la sono allungata, ma voglio vedere se ci siamo persi qualcosa di qua, raga. Allora, lì abbiamo una casetta dei pescatori, perché abbiamo reperito il simbolo dei pesci. Uccelli, mare e sole. Manca sicuramente qualcos'altro. Non siamo passati. Sì, siamo passati di qua. Questa abbiamo vista prima, ok. Niente, non c'è nient'altro. Dobbiamo tornare indietro. Sembra, ragazzi. A quanto pare. Va bene. Là. Questo non l'avevamo visto però. What a beautiful mountainous landscape. Non posso muovermi, d'accordo. Annotiamo qualcosa? Sì. Questo me l'ho pescato, raga. Io penso che abbiamo tutto adesso. Sì. Montagne, sole, pesci, mare e uccelli. Ok. Vabbè. Proviamo a vedere se riusciamo a capirci qualcosa. No, dove cazzo sto andando? Di qua. Vediamo un attimo. Non ne sono proprio sicuro se siamo riusciti a trovare il tutto, però ci proviamo. Può darsi sia stata la stessa spedizione a costruire il tutto. Però non lo so qua, raga. Allora, qua ci sono 2, 4, 5 simboli. Noi ne abbiamo trovati 3, 4 e 5, quindi teoricamente. Sole. Ok, ecco qua. Poi abbiamo pesci, mare e uccelli. Ok, mare. Che era questo? No, sbagliato. Questo qua. L'ultimo sono le varie freccette. Questa qua. Funge? No, non funziona. Mi sa che devo trovare la successione giusta. Allora, ragazzi, eccola qua la soluzione: sole, uccelli, montagna, mare, pesci. Giustamente è una successione logica. Io addirittura nei miei tentativi così
avevo fatto sole, montagna, uccelli, mare, pesce. Invece qua dobbiamo fare sole, uccelli, quindi devo cambiare il secondo, che sarebbero le tre freccette a destra, questo qua, montagna, che se non mi ricordo male questa qui, mare e pesci, ci dovremmo essere. Ok, c'avevo sotto il naso la soluzione, comunque ci avevo quasi azzeccato. Siamo passati avanti, vabbè, non tantissime volte, stavo anche tornando indietro a gironzolare. Ragazzi, io attraverso il ponte direi che come primo... No, perché è piano? Bello solido. Direi, ragazzi, che ci possiamo stoppare qua come primissimo episodio. Abbiamo dato un'occhiata a Call of the Sea e devo dire che è parecchio caruccio. Ripeto, un design molto cartunesco, un'isola parecchio rilassante, con dei bei colori, piena di vita. Quindi direi che ci sta un'avventura grafica di questo tipo. D'accordo ragazzi, fatemi sapere naturalmente nei commenti la vostra, cosa ne pensate per quanto riguarda Call of the Sea. Direi che per il momento è tutto, riprenderemo la prossima volta. Come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!